È l'ingranaggio mancante costruito da R. Ora vediamo cosa è in grado di fare questa macchina. Il pavimento si muove. La macchina sembra spenta ora. È uguale a quella che ho visto in cima alla torre. Deve contenere qualche dispositivo di controllo. Ho già visto questo simbolo da qualche parte. Se abbasso la leva, la piattaforma sale leggermente. È l'oggetto. Il pavimento si muove. Penso ci vorrà ben più che una chiave per passare di qui. Penso ci vorrà... No, non funziona. Darrell, qui c'è una cosa che penso dovresti vedere. Mi trovo sotto la torre dell'orologio. Il secondo ingresso. Bene, molto bene. Niente trappole. Dunque, tu mi aspetterai di sopra. Bisogna fare in modo che nessuno scopra come scendere fino qua. Quindi... Ehi, un momento, ferma tutto. Chi ha deciso che tu sei quello che va e io quella che aspetta? No, ti prego. Non ho né il tempo né la voglia di mettermi a discutere. La camera del pendolo non è posto per una donna. Punto. Dietro quella porta ci sono 4 terroristi armati. E Dio solo sa quale altra diavoleria dell'orologiaio... Ah, non posso crederci! Un bel ragionamento da maschio sciovinista. Signor Bond, complimenti. Non possiamo rischiare tutti e due. Questo lo capisci, vero? E io devo vedere quella macchina. Ho un conto in sospeso con mio padre riguardo a certe questioni sulla vita e sull'anima. Un conto in sospeso? Darrell, tuo padre è morto.
Era... scritto sulla tua scheda, quella che mi hanno dato in ufficio. Appunto. Lui diceva che non esiste la morte. Era un predicatore. E io devo sapere. Allora, dovrai fare in modo che nessuno sospetti niente e soprattutto che nessuno scenda qui a ficcare il naso. Se mi dovesse servire il tuo aiuto, ti chiamerò via radio. Bah, fa come vuoi. Ah, tieni. Questi a me non servono più. Le scale scendono ad un altro livello. Questo cancello blocca l'ingresso di un passaggio. È bloccato. Non posso aprirlo spingendo. Il soffitto è stato coperto con un affresco. L'affresco rappresenta il cielo notturno. Questo orologio deve essere il più grosso tra quelli che ho visto oggi. Comincio ad avere la nausea. È scavato direttamente nella parete rocciosa. È scavato direttamente. Non lo aprirò mai così. Questo orologio... Una grossa leva. Quando abbasso la leva, la lancetta delle ore si sposta avanti di un'ora. Quando abbasso la leva, la lancetta dei minuti si sposta avanti di 5 minuti. Quando abbasso la leva, l'indicatore avanza di un grado. Che c'è? Qualcosa non va. È arrivato qualcuno. No, gliel'assicuro. Devono essere ancora qui attorno. Non possono essere andati via.
Anderson, non mi piace quello che vedo. Lei non ha seguito le istruzioni, ha fatto troppo di testa sua. Mi scusi, signore, ma vede, io volevo solo difendere i vostri interessi. Pensavo che... Pensare è esattamente quello che non doveva fare. Doveva assisterli. Almeno non avrebbe fatto danni. Ora basta, ci sono io adesso. Avanti, andiamo nel suo ufficio. Abbiamo parecchie cose da sistemare. E mandi qualcuno a cercare i nostri due ospiti. È uno di loro, Darrell. È uno di loro. È venuto fin qui. Credo ci stia cercando. Loro chi? Victoria, di che diavolo stai parlando? Uno degli immortali. È appena arrivato. L'ho riconosciuto, è tale e quale in quella foto che ci ha sviluppato Anderson. Non mi sbaglio, ha una cicatrice che gli attraversa mezza faccia. Ok, calmati. Cerca di nasconderti. Se ti trova siamo fatti tutti e due. Io proverò ad inventarmi qualcosa. È un vecchio braciere. Non c'è dentro nulla al momento. Dice che una ley line attraversa il punto più basso del castello. La sua energia si concentra nella stanza del pendolo. C'è qualcosa circa un dispositivo che rende la ley line temporaneamente visibile. Si trova di fronte al pendolo. È una pianta del castello. Mostra i lavori di restauro avvenuti dopo il 1700. Gli scaffali sono pieni di antichi tomi, pezzi di orologi, diagrammi e vecchi strumenti. Sfortunatamente non ho tempo di frugare in mezzo a tutta questa roba. Questo scrittoio è pieno di documenti, rapporti e altre cose interessanti. La sedia del potere. Il trono dell'orologiaio. È un calamaio vecchio stile. È un vecchio documento. La penna Biro non è giunta sin qui. Ultimo nome utilizzato, Charles Barlow. Pseudonimo, Vecchio. Origine, Augsburg, 1618 d.C. Ultima località di residenza, Londra, Inghilterra. Ultime affiliazioni conosciute. Ministero della Difesa, Londra, Inghilterra. Monastero di Sion, Parigi, Francia. Omega 36, Mosca, Russia. Tempio degli Adoratori di Set, Roma, Italia. Der Ministerium, Berlino, Germania. Note biografiche. Uomo molto riflessivo ed intelligente, grande talento in campo politico. In questi ultimi anni sembra aver sviluppato un vero e proprio delirio di onnipotenza. Come abile giocatore di scacchi, raramente muove un dito senza aver pianificato con attenzione quello che potrebbe succedere di conseguenza. È diffidente, restio a parlare, e ciò non mi aiuta affatto. Ostacolare i suoi progetti risulta sempre più difficile. L'amicizia che un tempo ci legava, ora è finita per sempre. I molti dubbi nati in passato, a cui mai ho attribuito il giusto valore, mi appaiono ora molto fondati. La sua ingiustificata influenza sugli altri compagni deve cessare quanto prima. L'illuminazione è decisamente vecchio stile. Questo candelabro non è di nessuna utilità per me. Devo fare presto se voglio controllare tutto.
Questa busta contiene una lettera. È datata Vienna 1910. È uno strumento di misura dall'aspetto complicato. Se non sbaglio si chiama sestante. È un compasso. Varrà un sacco come antiquariato. Forse serviva a calcolare la posizione delle stelle, o forse per capire dove diavolo si trovasse. Ultimo nome utilizzato, Angel D. Blumont. Pseudonimo, cacciatore. Origine, Parigi 1637 d.C. Ultima località di residenza, Berlino, Germania. Ultime affiliazioni conosciute. Alto comando della Legione Straniera, Parigi, Francia. Staatssekretariat, Servizi Sociali, Berlino, Germania. Note biografiche. Personalità altamente instabile, soggetto paranoico molto violento. La sua ossessione ricorrente si concretizza in un soffocante senso di sfida contro il prossimo. Xenofobo, classista, assassino. Apparentemente solitario e privo di ogni attitudine per il comando. Dopo un'analisi dei suoi atti criminali contro la comunità, risulta chiara l'influenza di una terza parte in veste di mandante. Temo si trasformerà presto in uno stupido mastino da guerra di cui ignoro il padrone. Evitare a tutti i costi gli esiti distruttivi generati dal suo stato paranoico. Victoria. Allora? Ho trovato un po' di informazioni sul conto del nostro amico. Purtroppo niente di buono. A quanto pare ci è capitato il più matto del gruppo. Quel tipo è un paranoico assetato di sangue. Si fa chiamare il cacciatore. Dico, ma non poteva capitarci il pacifista, eh? Che si fa, Darryl? Ho idea che l'unica cosa sia renderlo inoffensivo. Non so, stordiscilo, drogalo, chiudilo da qualche parte. Cerca solo di stare attenta, Victoria. A quello piace la caccia. E al momento la preda sei tu. Mi piace quando sei così incoraggiante. Farò del mio meglio. Il cacciatore è ancora lì. È piccolo e pesante. Potrebbe servire a qualcosa. Ma cosa? Mrs. Conroy, la stavo proprio cercando. Devo... Ora vengo a prenderti, puttanella. Cos'è? Vuoi giocare a nascondino, bella? No!
Ok, Darren, il nostro amico è fuori gioco. Bel colpo, Victoria. Ok, vedi di darti da fare. Il tempo stringe. Ok, tranquillo. È un oggetto metallico a forma di stella. È la stella di metallo dell'orologiaio. Ok, fatto. Brutto ciccione! La sapevo che finiva così! Merda! Chi è là? E tu che cazzo sei, eh? Devo trovare un modo per fermarlo. Victoria, ne ho trovati due. Ormai sono fuori gioco, ma ne restano altri due. È meglio se ci teniamo in contatto radio d'ora in poi. Ok, Darren, intesi. È un enorme macchinario. Chiunque tentasse di passare... Non c'è più nulla da fare per lui. Per una volta sono felice che qualcuno sia arrivato prima di me. Povero vecchio Tony. Peccato, avrei voluto conoscerlo. Il pendolo. Così è per questo che è scoppiato tutto questo casino. Quelli non... Oh! Bene, bene, bene. Ma guarda chi abbiamo qui. Meglio di no. Costui deve saperla lunga su quei fottutissimi immortali. Potrebbe venirmi utile. Tanto poi lo ammazzo lo stesso. Mio Dio, cosa sta succedendo là sotto? Darrell! Darrell! Non risponde. Devo sbrigarmi, mi sa che è in grossi guai.
Penso ci vorrà... Il passaggio è stato sbarrato. Sembra che sia successo qualcosa. È stata spedita dall'orologiaio ai suoi alleati. È la busta che contiene la lettera dell'orologiaio. Vienna, 1 dicembre 1910. Cari compagni, solo ora, dopo mille ripensamenti e con grande dolore nel petto, ho finalmente trovato il coraggio di aprire gli occhi e di guardare in faccia la realtà. Una realtà divenuta insostenibile. Un'orribile e grottesca farsa di terzo ordine che non può e non deve più continuare. Questa è la ragione per cui mi accingo a scrivervi. Il mio sogno, il mio antico progetto, è miseramente fallito. Di tutta la fiducia che riponevo in voi, non me ne rimane neppure il più piccolo dei frammenti. 200 anni di storia mi guardano. 200 anni che mi accusano, mi bestemmiano, che infestano le mie notti come fantasmi, per dimostrarmi quanto sbagliate fossero le mie teorie. E quanto sbagliata fu anche la scelta di crearvi. O tristi compagni della mia dannazione. Voi, perché privi d'anima umana, avete fatto di questo nostro mondo il vostro personale incontrastato dominio. Una landa senza luce, popolata solo da schiavi, ignari di essere schiavi. Nelle vostre mani mai l'aratro, solo la spada. Nelle vostre bocche mai la verità, solo menzogne. Il nostro tempo è finito. La morte e l'oblio sono le uniche paure che ancora frenano la mia mano. Ma ciò che è stato rimandato per secoli reclama a gran voce. Quando mi sarò deciso e riceverete questa lettera, il pendolo avrà ricominciato a muoversi. Che Dio abbia pietà di me e di voi tutti. Semper Servus, l'orologiaio. Per una volta sono felice che... Povero vecchio Tony. Peccato, avrei voluto conoscerlo.
Devo trovare un modo di distrarlo. Non è mia abitudine rubare dai morti, ma non è il momento dei convenevoli. Se questo zippo non mi tornerà utile, lo terrò come souvenir. Non è mia... Se questo zippo... È un vecchio zippo. Il bassorilievo mostra una testa di leone con la bocca aperta. Vieni. Cari, una, due, tre, Questo sangue è ancora fresco. Avevo ragione. Nessuna bocca di leone è completa senza il suo medaglione. Una scalinata di pietra che sale chissà dove. Si è aperto un passaggio. Rimane ben poco di questa candela. Prendiamola, non si sa mai. Giusto quello che mi serve per sciogliere in cera questa candela. Ok, fatto. C'era rimasto giusto il liquido necessario per fare la stella. La pergamena spiega come usare i liquidi colorati. Pare che siano collegati all'alchimia delle ley line. Thank you.
Dannazione! E adesso cosa succede? È stato più facile del previsto. Ora non mi resta che liberare Darrell. Almeno non l'ho ucciso. Non voglio darle noia, signor Crane, ma credo che lei abbia qualcosa per me. Sono le chiavi che ho preso dalle tasche di Crane. No, non penso sia una buona idea. No, non penso. Grazie per l'aiuto, collega. Non c'è di che. Tu piuttosto? Sei sicuro di sentirti bene? Guarda, è bellissimo, vero? Eppure qualcosa non mi quadra. Corona ha detto che la macchina sarebbe stata attivata ieri, a mezzanotte precisa. Ora sono le 11 meno 10, ma quelle lancette sono praticamente tutte e due sulle 12. Non dovrebbe essere avanti di un'ora. La morte dell'orologiaio. Allontanatevi subito da quell'orologio. Qui, inginocchiatevi davanti a me, vermi. Roger, ci sono. Il pendolo è qui. Cosa aspetti, idiota? Fermalo! Rilassati, compagno. Manca più di un'ora a mezzanotte. Dobbiamo ancora chiarire certe questioni, ricordi? Ah, ci sono qui un paio di amici che ti salutano tanto. Non ho altro tempo da perdere, lo capisci? Elimina quelle pedine e sistemiamo questo nostro affare una volta per tutte. Come desideri, vecchio. E con molto piacere. Ma se tutti i giocatori sono andati, il gioco è davvero finito?